Ormai dei controller della Nixi ne sono strapieno. Questo però non vuol dire che se me ne mandano altri da provare, io dico di no. Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Unboxing. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata, sempre dedicata alla Nixi. Ma nuovamente, prima di passare all'ordine, vi mostro anche oggi questa stupenda maglietta direttamente da Untitled Goose Game. Gioco davvero stupidissimo di qualche anno fa, ma davvero mi è... mi è piaciuto un sacco. E la maglietta è dedicata appunto al gioco e a Doom. Chissà da cosa si capisce. E come sempre trovate il mio link in descrizione. Ma torniamo a noi e al nostro unboxing. Insieme al controller del GameCube della volta scorsa, mi hanno inviato anche un altro prodotto da provare. Come ho detto la volta scorsa, quando una cosa è uscita bene, si può sempre fare di meglio. E in questo caso abbiamo la versione aggiornata del Pro Controller della Nixi. Questo è il Nixi Chaos Pro aggiornato. Io già con questo controller mi trovo in maniera fantastica. Moltissimi dei giochi che gioco appunto sulla Nintendo Switch attaccata al dock li gioco con questo controller. E questo controller è la sua versione migliorata. Come anche per il controller della puntata scorsa, mi hanno chiesto che colore volessi. E visto che già avevamo il controller nero, ho chiesto se mi potevano inviare quello bianco. E devo dire che a prima occhiata anche il design è stato cambiato. La parte superiore degli analogici non è più solamente di gomma, ma è plastica e gomma messe assieme. Lo spacco fra il bianco e il nero è un tocco di classe a parer mio. Leviamo questo pezzo di carta, ecco fatto, e diamo un'occhiata al controller nella sua interezza. Come per il controller della puntata scorsa, anche questo controller ha gli analogici col sensore HAL, che per chi si è perso la puntata scorsa permette agli analogici di non driftare mai. Sono creati apposta per evitare il drift per sempre. Come sempre, la prima sincronizzazione va fatta con il cavo attaccato al dock della console, cosa che noi abbiamo già fatto. Quindi adesso ci spostiamo sulla Nintendo Switch per provare questo controller. Prima di provare il controller su qualsiasi gioco, andiamo nelle impostazioni e facciamo il test dei pulsanti. Come vedete, funziona tutto quanto. Grazie al nostro solito libretto di istruzioni andiamo a vedere come customizzare il nostro controller. Iniziamo con il turbo. Premiamo un tasto e la T in sincro. Come vedete adesso la A è impostata sul turbo, mentre la B no. Di nuovo schiacciamo lo stesso tasto e la T e vedete che va in automatico. Schiacciamolo la terza volta e ora si è fermato. Cambiamo il colore degli analogici. Premiamo la T e schiacciamo uno dei due tasti analogici. Come vedete adesso sta cambiando colore. A differenza dei Joy-Con che sono separati, il controller puoi scegliere solamente un colore alla volta. Però la scelta dei colori è abbastanza ampia. Premiamo la T e schiacciamo due volte per la modalità respiro, che parte con un colore e cambia piano piano in un altro. Di nuovo per la terza volta T e due volte e i colori si spengono. Andiamo a mappare i tasti sul retro. Iniziamo mappando questo qua sulla destra. Teniamo premuto il tasto e la T. Dopo la vibrazione possiamo premere un tasto. Schiacciamo nuovamente M1 e premendo il tasto sul retro sarà mappato con il tasto che abbiamo messo. Facciamone un altro, M2 e T. Aspettiamo la vibrazione e questa volta facciamo una combinazione di tasti. X, B e di nuovo M2. E ora schiacciando M2 premerà in successione la X e la B. Se vogliamo ripulire i tasti sul retro, Y, B e il tasto Home. E come vedete, i tasti sul retro sono stati cancellati. Ed infine aggiustiamo la vibrazione del controller. Questa è molto semplice. Premiamo la T e facciamo su e giù con uno degli analogici. T e su. E la vibrazione è aumentata. T e giù e la vibrazione è diminuita fino ad arrivare a zero vibrazione. Noi la mettiamo al minimo, perché comunque in alcuni giochi un po' di vibrazione serve. E ora andiamo a provare Mario Kart. Scegliamo il best personaggio di sempre, andiamo su una delle piste nuove che ancora non ho provato e facciamoci un test drive. Non ho ancora provato questa combinazione, quindi non prendetevela con me se non arrivo primo. Di solito io utilizzo la moto, però il controller è veramente buono. La vibrazione, anche se settata al minimo, è davvero piacevole.
e non esagerata. L'analogico e i tasti sono iper reattivi e Dry Bowser se la sta cavando fin troppo bene. Però davvero, a parte queste cose, il controller davvero lo sento perfetto come la versione precedente, se non addirittura migliore. Facile vincere con il guscio blu alla fine, maledetto Dry Bowser. In conclusione, davvero questi due controller sono fantastici. Io mi sto trovando veramente benissimo con tutti i prodotti della Nixie. E non lo dico perché me li hanno inviati, ma perché davvero mi sto trovando davvero benissimo. Non solo sono belli anche esteticamente, ma anche a livello di funzioni hanno davvero tantissimo da darci. Come sempre trovate il mio link con il codice in descrizione. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.